Dunque, se parliamo di danni ambientali, bisogna prima di tutto considerare l'importante azione che ha la pastorizia sul territorio della provincia di Grosseto, perché la pastorizia sta occupando aree marginali ed è un presidio di un territorio che di fatto viene mantenuto dalla presenza degli allevatori. È logico che la presenza degli allevatori su un territorio favorisce anche dal punto di vista, diciamo, dell'antropizzazione anche altri fenomeni. E mi spiego meglio per essere compreso. Nella provincia di Grosseto viene allevato il 50% del patrimonio vino toscano e la provincia di Grosseto fa della pastorizia una delle componenti economiche più importanti. Si allevano oltre 220.000 capi. Si allevano oltre 220.000 capi, per cui la dimensione economica è facilmente concepibile. In questa situazione, la presenza, del lupo, effettivamente, o di altri animali ibridati, è una situazione che in qualche modo si contrappone a questa attività economica, nei limiti in cui non è, nel caso di aggressione, riconosciuto un equo indennizzo da parte degli allevatori. L'equo indennizzo di fatto, si limita in questa fase qui al riconoscimento del danno della pecora abbattuta, che è facilmente comprensibile, non può essere, un qualche cosa che aiuta l'agricoltore alla convivenza con questa specie selvatica. Perché? Perché comunque, l'animale adulto, prima di entrare in produzione, ha bisogno quindi di essere reinserito all'interno del branco del gregge e quindi spesso gli allevatori hanno difficoltà di reperire degli animali che poi devono sostituire quelli che vengono abbattuti a seguito degli aggressioni. In altre parole, bisognerebbe che anche attraverso strumenti normativi che la Regione spero possa riprendere e rimettere anche in valutazione a livello della Commissione Economica Europea, in qualche modo si riesca a rindennizzare effettivamente dei danni che gli agricoltori subiscono a seguito delle aggressioni. Questo sarebbe un primo elemento in cui si potrebbe dirimere il problema.